troviamo qui con il signor Ginevro dello Sporting Terracina e vorrei farle alcune domande. Com'è stata la partita? La partita diciamo che è stata abbastanza equilibrata, tutte, giustamente la squadra più col carattere è riuscita a uscire fuori. All'andata eravamo assenti di molte pedine fondamentali e praticamente hanno avuto la meglio loro. Oggi con la squadra, con l'organico al pieno, praticamente è uscito il nostro carattere e il miglior gioco. Grazie. Vorrei chiederle un breve riassunto sulla stagione e sugli obiettivi futuri della squadra. La stagione, all'inizio la stagione è stata diciamo un po' caotica, senza l'allenatore ho dovuto prendere in mano le redini per tutti i gironi d'andata, con molti infortuni che hanno penalizzato un po' il tutto. Poi fortunatamente è rientrato il signor Padula e sono rientrati parecchi pedini importanti. Ha saputo dare una svolta a quello che avevo lasciato io malamente. Per il futuro contiamo di fare il nostro meglio per andare avanti. Ora ci sono i playoff e ci giochiamo con molta caparbietà e giustamente che venga migliore. I playoff sono una partita importantissima, un pronostico per favore? Pronostico adesso non si può dire, come stiamo in questo momento dobbiamo solo giocare e guadagnarcela, poi pronostico non si può dire, Scaramantica. Grazie mille, buona serata. Ci troviamo qui con il direttore sportivo Stravato del Real Fondi e vorrei farle alcune domande. Com'è stata la partita? Beh, cosa vuole che le dica? La partita è stata abbastanza combattuta. Purtroppo il risultato secondo me è abbastanza bugiardo, 4-0, però diciamo che i ragazzi si sono comportati bene e niente, è una bella partita. E posso chiederle un breve riassunto della stagione e qualche previsione sul futuro della squadra? Ah, la stagione purtroppo non è stata delle migliori, visto che comunque abbiamo dovuto rifare la squadra per ben 3 volte, però tutto sommato abbiamo buttato delle ottime basi. E sono molto contento, abbiamo comunque un ottimo gruppo e penso che un altro anno faremo un bel campionato. La ringrazio, è stato gentilissimo. Grazie a lei.